Penso di sì, tra due progetti che sicuramente vedono anche da parte del Palermo la valorizzazione di tanti diversi giovani che sta nel progetto base della società che sta proponendo in questi ultimi due anni, e quindi è un discorso che va allargato non solo a Dybala ma a tutte un po' quelle che sono le componenti che sono venute fuori dallo scorso anno, dal campionato dello scorso anno, e dai ragazzi che sono stati inseriti in questa fase di mercato. Un gruppo che dovrà consolidarsi, un gruppo che ora dovrà conoscerci, e l'obiettivo è quello di lavorare su tutti per far prendere conoscenza e certezze a tutti i giocatori. Nel momento in cui da squadra saremo diventati poi e diventeremo un'ottima squadra, attraverso l'organizzazione, la mentalità, una conoscenza individuale tattica importante e collettiva, ecco qua che potremo parlare di aver di nuovo ricostruito e costruito un Palermo che possa giocarsi le sue carte in questo campionato. Ora siamo sotto con i lavori, non è opportuno parlare né di moduli né di Tizio né di Caio, perché quando ci sono da inserire giocatori magari in un contesto, no, come dovremmo fare noi, cercando di farlo al meglio possibile, più velocemente possibile, con cognizione di causa, allora avremo modo di poter parlare di squadra vera. Quindi siamo sotto con i lavori, testa bassa e pedalare, come dicevo lo scorso anno, e facciamo sì che questi ragazzi, che sono tutti dei buoni giocatori, che hanno delle buone credenziali, possano avere una facilitazione. Non dobbiamo complicargli la vita nel loro inserimento, dargli conoscenze, e come dicevo prima, queste parole qui sono fondamentali: dalle conoscenze arrivano le certezze, e le certezze sono le fondamenta perché una squadra possa andare in campo e saper cosa deve fare in tutte le situazioni, come lo deve fare, con quale mentalità e spirito lo deve fare. Fabrizio, Paolo e poi Valerio. L'infortunio di Muñoz in un momento in cui deve avere certezze. Beh, sì, era meglio non ci fosse. Peccato, lui già dallo scorso anno lamentava una cicatrice su quella parte lì, e ogni tanto questa infiammazione torna fuori, però ci dobbiamo convivere un po', cercare di curarla. Purtroppo è arrivata questo infortunio in un momento in cui il ragazzo peraltro stava anche bene. Dispiace, però purtroppo se ne è aggiunta anche un'altra, perché voi non la sapete, ma Gonzales in una partitina ieri è andato a saltare di testa, e nel momento in cui è ricaduto è rimasta piantata la scarpa in terra e ha avuto una distorsione al ginocchio, una piccola distorsione al ginocchio. Vediamo, nei prossimi giorni la valuteremo. Purtroppo sono incidenti che possono capitare. Il ragazzo era molto rammaricato, noi ovviamente anche perché dei ragazzi nuovi, tra virgolette, era un po' quello che con la difesa a tre aveva più dimestichezza, perché aveva giocato, quindi c'è un grande rammarico in questo senso, però cercheremo, lo staff medico cercherà di recuperarlo, insomma, valutandone poi nei prossimi giorni quello che è la reale. Non sembra una cosa grave, fortunatamente abbiamo escluso la cosa grave, che era quella del ginocchio, del crociato, quant'altro, quindi importante che non sia questo, però ecco, questa piccola distorsione che vedremo nei prossimi giorni quanto tempo, insomma, gli richiederà. Nino, più tardi ti dico, vi dico se è destro o sinistro, perché è una cosa proprio recentissima, quindi non lo ricordo con esattezza, non farvi scrivere. Sta facendo indagini adesso più approfondite e con il nostro staff medico. Poi il da farsi, però per Verona ovvio non ci sarà. Quest'ottica Dybala può diventare una Ma guarda, io un po' ho anticipato prima, no? Quando vi ho fatto un certo tipo di cappello, quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo arrivare a dare a questi ragazzi una conoscenza, una certezza di quello che devono andare a fare, come lo devono fare sul campo. In questo contesto Sol Bamba ha fatto qualche allenamento con noi, però poi è partito con la nazionale e lo abbiamo rivisto, è arrivato ieri nel pomeriggio, è arrivato al campo, ha provato a fare qualcosa, era molto, molto
molto stanco, perché è normale che sia così dopo voli transoceanici di fuso orario e quant'altro, e quindi dovrò valutare in pochissime ore, nelle prossime ore, come sarà stato il suo recupero, il suo grado d'apprendimento, parlandoci anche, e poi verificherò di conseguenza. Però questo io non faccio né il santo e ne faccio il mago, faccio l'allenatore, e quindi sul campo, voi mi avete conosciuto lo scorso anno, sapete che tutti questi ragazzi, quando sarà più avanti, avranno una conoscenza tattica, fisica, una preparazione mentale importante, e tutti questi giocatori verranno valorizzati e saranno in grado di dare il loro top per la squadra, per il bene della squadra e del Palermo, e su questo lo garantisco, perché è per il nostro modo, il mio e il mio staff di lavorare, siamo convinti che questi ragazzi, questa squadra, possano andare a dare un aiuto ai ragazzi che già ci sono e a far sì che la squadra possa avere una sua identità e una sua capacità di andare a giocare anche in più maniere. Però questo lo possiamo fare non con le figurine, non con le chiacchiere, ma solo coi fatti sul campo, con tanto lavoro e sudore, perché questa è l'unica medicina che conosco, perché questa è l'unica medicina che porta dei risultati importanti. Valerio? Sì, no, scusa. Sì, sì, vale. Una domanda pro forma, visto la prima volta dopo il mercato, anche a voce di questo, quello che hai detto, sì. Numericamente, più che ero qualitativamente, perché mi sembra di capire come muovi manuali fatti, se no, ma soprattutto li dobbiamo avere, perché se poi, se no, magari bamba. Sì, no, quello sì, per quello che era un po' l'obiettivo della società, quello che era l'obiettivo che dovevamo prefiggerci, quello di continuare su un progetto di rivalorizzazione, di tra virgolette, anche se vogliamo in certi aspetti, di miscelare la rosa, quindi ringiovanirla sotto certi aspetti e rendere nella rosa capitali, avere capitali anche per il futuro e lavorarci sopra. Quindi su questi ragazzi andrà fatto un lavoro importante, profondo, di grande valorizzazione, e nello stesso tempo dovremo cercare di farlo essendo squadra e cercando di andare a coniugarci anche i risultati. In questa prima fase immagino che possano essersi normalmente delle difficoltà, perché è normale che sia così, perché quando un compagno con l'altro arriva, vuoi la lingua, vuoi l'inserimento, vuoi il conoscere quello che l'allenatore vuole da te, vuoi tanti aspetti, ognuno viene da una situazione individuale diversa. Chi ha fatto, prendiamo anche lo stesso Emerson, no? Che avete conosciuto anche ieri, negli ultimi 15 giorni, 20 giorni è stato praticamente messo da parte lì dove era, perché ovviamente era stato ceduto, noi purtroppo non potevamo portarlo qui perché per problemi di visto e quant'altro, e quindi ha fatto quello che ha potuto fare. Ci vorranno 15 giorni per poterlo rivedere, insomma, un attimino con una spolveratina al fisico e fisica, per poterlo reinserire nei ranghi. Machiniok da Silva arriva da una storia, Machiniok da un'altra, Bamba da un'altra ancora, Gonzales da un'altra ancora. Sono tutte situazioni da monitorare individualmente, per non andare a crearsi problematiche, per non andarsi a creare, soprattutto cercare di aiutare, non di mettere in difficoltà questi ragazzi, perché se vogliamo il loro bene, che crescano, che maturino, che facciano anche una buona figura e diano una mano al gruppo che già c'è, è chiaro che dobbiamo metterle nelle condizioni di fare questo. Non possiamo buttarli là tanto per. Anche se nell'idea nostra sono ragazzi che abbiamo monitorato, abbiamo visto, hanno delle potenzialità, e da parte mia, dello staff, faremo di tutto e di più perché possano essere e diventare giocatori giusti, importanti per questa società, anche per il futuro. Poi, come tutte le cose, alcuni ci riusciranno un po' di più, altri un po' di meno, ma come è normale, lo dico prima, non perché è successo e succede tutte le volte, però la volontà di andare sotto a lavorare in una certa maniera, questa l'abbiamo messa già in preventivo, quindi tutti compatti, uniti, la tifoseria sa questo, una squadra, un gruppo che ha già dimostrato di saperci stare, nel senso come atteggiamento, come mentalità, come spirito nel momento in cui va in campo. Ripartiamo da questi valori e da una buona organizzazione. Questa, poi delle volte ci saranno degli errori da correggere, l'adattamento alla nuova categoria che farà esperienza, però la volontà è quella di potersi andare a giocare sempre e comunque in ogni partita
quelle che possono essere le nostre chance e far crescere questo gruppo di ragazzi. Paolo? Vedo su mille tutto quello che volevo fare velocemente. Allora, la prima è tu hai detto praticamente l'inserimento dei nuovi ci sarà tempo, no, no, ho detto magari, vedi, faccio un esempio, Gonzales poteva essere una cosa immediata. Per dire, non per tutti è uguale, ecco, però per quanto riguarda Gonzales poteva essere una cosa più immediata perché poteva essere una soluzione. Bravo, sì, bravo. Però l'anno scorso tu ci hai messo del tempo fuori Palermo che volevi, Palermo di Giacchini, perché hai dovuto lavorare su una base che non conoscevi. Sì. Oggi però parti con delle conoscenze ben diverse, cioè, tu devi inserire ora giocatori. Certo. Nuovi che non conoscevi, certo. Parti da una realtà che hai costruito prima. Certo, sì, sicuramente. Sicuramente. Essere sì, sicuramente. La seconda, per completare, sì, come detto numericamente, penso che il mercato in qualche maniera ti soddisfi, nel senso che sono stati comunque presi numericamente i giocatori che volevi, tranne mi pare un ruolo, non hai un sostituto di Stefano, ci sbaglio io. No, ma non è questo, purtroppo. Cioè, io penso che in ogni situazione o fase di mercato uno cerca di andare a fare quello che magari può andare a fare, perché con la società si era parlato anche di alcune caratteristiche, di andarla a visionare, a monitorare. In alcuni casi siamo stati vicini alla situazione, altre meno, altre magari vuoi raggiungere certi obiettivi, poi ne vai su altri per motivi diversi, che possono essere tecnici, tattici, economici o perché Tizio non può venire o Caio arriva, e quindi il mercato è vario, no? Però noi andavamo alla ricerca di giocatori che potessero fare al caso nostro per caratteristiche e per quelle che potevano essere gli sviluppi di scelte, di profili di giocatori anche di prospettiva che con la società nel nuovo progetto sta andando a ricercare per ricostruirsi dei capitali del futuro, una squadra che possa essere anche squadra in continuità in prospettiva. E quindi in questo senso si è lavorato cercando di andare a fare tutto quello che era possibile fare, è stato fatto, poi se ti manca un qualcosina qua o qualcosina là, verificheremo strada facendo e lo valuteremo, però l'importante ora è mettersi sotto, lavorare per diventare, siamo squadra, ma per diventare ancora ottima squadra dobbiamo far sì che tutti i componenti della rosa siano coinvolti nel progetto tattico, siano a conoscenza e abbiano acquisito conoscenza, quindi e certezze di, come ho detto prima, che è la cosa più importante di quello che devono fare sul campo. Sì, Paolo. Palermo viene da 8 vittorie non seguite in trasferta con la tua gestione. Detto che il tipo di avversario, il tipo di campionato e le sicurezze che aveva preso nella squadra erano diverse, penso che queste vittorie in trasferta indicassero comunque una capacità e un desiderio di giocare all'attacco e per vincere le partite. Questa situazione è identica secondo te oggi in Serie A? Il Palermo si può riproporre con la stessa maniera, una partita, però. Ma sì, noi rispettiamo, detto che rispettiamo molto i nostri avversari, perché sono stati per caratteristiche, per innesti che sono riusciti a fare lo scorso anno, per esperienza, per qualità, è stata la sorpresa del campionato lo scorso anno il Verona. Mandorlini, che è un tecnico col quale ho giocato insieme, che stimo, col quale è un ottimo rapporto, col quale ho un ottimo rapporto, ha fatto un ottimo lavoro che va negli anni, no? Quando sei 4 anni in uno stesso posto è chiaro che hai possibilità con la società di, no? Di poter andare a programmare un certo tipo di discorso. Nello stesso tempo hanno valorizzato i giocatori, ne sono arrivati diversi esperti che oggi fanno parte di una colonna portante della squadra, nello stesso tempo sono stati inseriti anche giocatori di qualità, di ottima qualità. Fare qualche nome basta, è sotto gli occhi di tutti, li sappiamo, i Toni, i Marquez, i Saviola, i Alfredson, Gomez, Moras, giocatori importanti, Obadi, Lazaros, insomma sono diversi giocatori forti, importanti, che hanno composto un po' e compongono questa rosa, quindi si conoscono bene, è un'ottima organizzazione. Noi dal canto nostro dovremo portare avanti
sono curioso di vedere la crescita della squadra sotto tutti gli aspetti e anche e soprattutto della personalità, perché andiamo in stadi importanti, andiamo a giocare contro pubblici importanti, dove per dare continuità a un discorso di mentalità, no? Di progetto tattico, di idea di calcio e di mentalità, dobbiamo andarci anche noi a confrontare, a misurare con queste realtà e quindi dovremo essere bravi, come ho detto ai ragazzi già in questa settimana, dovremo essere bravi a dimostrare sul campo la crescita sul piano tattico, sul piano dell'organizzazione, sul piano della personalità, perché sono fattori importanti quando vai a giocare su certi tipi di campo dove c'è un pubblico importante che spinge la propria squadra, che giocatori importanti come andremo a affrontare noi lunedì, ci vorrà una prestazione di grande personalità e questo sono curioso di vederla dai miei giocatori, dai ragazzi, perché questo sarà un elemento fondamentale, un ulteriore passo in avanti di crescita che in questa categoria ci vorrà. Giovanni, Nino e ancora Fabrizio. Sì, non ce ne sono altri. Volevo chiedere se l'impressione l'hanno un qualche tifoso, è questa la mia. Prima la performance di Dybala, poi quella di Belotti in azzurro, mi pare che insomma un po' di entusiasmo sia tornato, perché non devo negarlo, i tifosi temevano che in attacco avranno di Hernandez con l'arrivo di Macchina e di tutta la gente che non ha mai giocato in Serie A, quasi magari ci potesse essere qualche problema. Da questo punto di vista ci viene insomma che ma guarda, un po' mi riallaccio a quello che vi dicevo prima. Io penso che il lavoro di un allenatore, di uno staff tecnico, sia quello il più soddisfacente, sia quello di poter valutare la crescita dei giocatori con i quali lavori da 9 mesi, 10 mesi, valutare sul campo la loro crescita, peraltro ragazzi molto giovani che hanno avuto una crescita esponenziale sotto l'aspetto tattico, dei movimenti, tecnico, di forza fisica, di personalità, di impatto nei confronti degli avversari, nella difesa della palla, nella tattica individuale, nella tattica collettiva per quelli che sono i movimenti d'attacco. Questi sono ragazzi giovani che hanno 20 anni, ma hanno avuto un percorso di un certo tipo. Dybala è cresciuto in maniera importante, Belotti stesso è cresciuto lo scorso anno quando è arrivato. Mi ricordo che qualcuno insomma, mi avevano detto che insomma, dicevano che era buono per la primavera. In realtà Belotti sta dimostrando che in 8 mesi, 10 mesi di lavoro è cresciuto tantissimo. L'altro giorno ogni volta che toccava la palla o era a contatto con un difensore mi facevo il segno della croce perché, per paura, ma non per altro, perché lui viene da un infortunio, noi lo sappiamo, lo scorso anno quando siamo stati in apprensione, no? Per 3 mesi e mezzo, un infortunio importante all'attaccatura dell'inguine, dell'adduttore, e quindi in questa prima fase di preparazione quando si parla ma perché Tizio non gioca, Caio non gioca, insomma, poi c'è qui lo staff tecnico con lo staff medico che si fanno tutti i giorni il segno della croce sperando, oddio, speriamo che non succeda nulla, speriamo che in questa fase, soprattutto quando vai a fare una preparazione, no? Dove spesso ci sono doppi allenamenti, c'è da portare avanti un carico importante di lavoro, l'obiettivo nostro era cercare di allenare bene il ragazzo, portarlo a una condizione ottimale come abbiamo visto che ha raggiunto e sta raggiungendo, nello stesso tempo non andando a crearsi delle problematiche proprio in questa prima fase che è la più delicata di imbocco e di ingresso nel campionato. E quindi quando si parla ma perché Tizio o perché Caio, bisognerebbe conoscere a 360 gradi quella che è la storia di ogni singolo e non sempre la tattica predomina, perché a volte c'è l'aspetto di cura fisico, l'aspetto di altri valori da tenere in opportuna considerazione. Poi quello che ho in testa io in prospettiva, magari voi mi conoscete, sapete il mio percorso, l'anno scorso cosa siamo andati a fare in diverse partite sul piano tattico, e quindi piano piano con i tempi giusti arriveremo a fare tutto quello che dobbiamo fare, ma non possiamo arrivare a 100 metri se prima non facciamo il metro, e quindi in questo senso va a rinserirsi a quel discorso iniziale che abbiamo fatto di inserimento di tutti, di conoscenza di tutti, di crescita individuale e collettiva di tutto il gruppo. Sì, io penso che questa è la cosa più bella e soddisfacente per un allenatore, no? Vedere i suoi ragazzi, anche giovani o meno giovani, che vanno in campo e sono cresciuti tutti quanti sul piano individuale e collettivo, fanno prestazioni giuste, importanti, vuol dire che il lavoro poi paga
ed è quello che continueremo a fare noi con questi ragazzi per far sì che, dico oggi questa parola ma poi non la uso più, vecchi e nuovi diventino una cosa sola, perché già lo devono essere, già lo sono nel rapporto di inserimento, ho visto tutti i ragazzi coinvolti in questo senso, e tutti debbano capire che qui non c'è l'io ma c'è solo il noi che comanda per il bene del Palermo, della società, dei suoi tifosi, e per far sì che in ogni settimana costruiamo una partita importante, una partita perfetta, perché in Serie A la cura del particolare, la partita perfetta diventa fondamentale, perché poi trovi dall'altra parte giocatori, l'abbiamo visto in settimana scorsa pur facendo contro la Sampdoria una gara, un'ottima gara, ci è mancata la zampata per chiudere la partita, è bastato un mezzo episodio per poter toglierci la soddisfazione di una vittoria di 2 punti, ed è un vero peccato perché i ragazzi l'avrebbero meritata, però dobbiamo continuare su questo percorso consci e consapevoli del fatto che con il lavoro verranno fuori i valori e la crescita costante di questo gruppo sia individualmente che collettivamente. Nino? L'emergenza che c'è in difesa, tra le soluzioni che stai pensando, ci può essere anche quella di arretrare Pisano o lo vedi esclusivamente con... No, questa non c'è. Tocchiamo ferro che non succeda, che miseria, abbiamo altri 2 allenamenti, qua ogni giorno magari siamo lì vigili, però al di là di questo no, non c'è questa valutazione, c'è la valutazione di andare a verificare il rientro, il ritorno di Sol, Bamba come sta, abbiamo Andelkovic, Terzi, Feddal, insomma abbiamo delle soluzioni che per il momento ci consentono di guardare avanti. In questo senso con rispetto, fiducia nei confronti di questi ragazzi che comunque a prescindere da chi andrà in campo dovrà sapere cosa deve fare e farlo bene. Anche Vitello pure entrare nel mondo? Sì, Vitello stesso. Sì, ma Vitello stesso, Vitello è un esplosivo, diciamo tra virgolette un cannavaro come caratteristiche, quindi come centrale, come difensore, anche lui, ecco, sicuramente tutti questo si possono annoverare nella rosa dei giocatori. Andelkovic a destra. Sì, a destra. Anche sì, però a voglio destra. Dire Post può anche giocare a destra, insomma, sì. Ma lui nasce lì fondamentalmente. Poi l'anno scorso per esigenze di squadra l'ho spostato di là, ma ha fatto molto bene anche di là, però ovviamente sa anche disimpegnarsi a destra. Giorgio? Quanto può beneficiare la squadra da un'eventuale e da un'attesa crescita della condizione di Rigoni? È quello che si ricordava. Sì, ma no, ragazzi, Rigoni è arrivato 16 giorni dopo gli altri, 16-18 giorni dopo gli altri ragazzi in ritiro, lì dove era ovviamente non ha lavorato, ha lavorato poco e dovevamo, necessariamente avevamo messo in conto che quanto qualche ragazzo magari ti sarebbe arrivato dopo, lo avremmo dovuto tra virgolette accompagnare, aspettare, andarci a lavorare sotto tutti gli aspetti, fisico, tattico, tecnico, mentale, per farlo inserire al meglio nei meccanismi di squadra. Sicuramente in queste settimane sta avendo una crescita anche sotto questo aspetto, quindi più passerà il tempo, più insomma in questo senso si vedrà quello che questo ragazzo potrà dare al Palermo. Fabrizio? Hai fatto una premessa molto chiara, parlando dell'inserimento dei nuovi, del tempo che magari sarà necessario. Sì, comunque detto questo non è detto che non possa giocare uno piuttosto che l'altro, questo dipende, ogni storia, ogni ragazzo ha una sua storia. E quello avevo preso. Ti senti di poterlo gestire questo tempo? Nel senso, senti che eventualmente qualche risultato ti dà la possibilità di gestirlo lo stesso? Sì, ma io faccio l'allenatore, penso a preparare come l'anno scorso, come ho sempre fatto negli anni passati, come fanno tutti i miei colleghi. Noi non guardiamo, l'allenatore non può guardare al chilometro, anche perché deve valutare settimana dopo settimana la crescita dei giocatori, valutare quello che sta meglio, quello che sta un po' più indietro, e in ogni partita cercare di mandare in campo quella che può essere sia inizialmente per la prima partita, ma poi
per tralasciarsi o lasciarsi, no, frecce per la seconda o la terza partita, come ormai abbiamo capito, abbiamo saputo che dobbiamo fare e faremo, gli altri ragazzi. Quindi non, siamo concentrati e dobbiamo essere concentrati sull'impegno che ci attende e poi sull'altro dopo, prendendone uno per volta. Sotto questo aspetto la fiducia della società la sento a pieno titolo, perché insomma le dimostrazioni tutti i giorni arrivano dal presidente, col quale c'è un contatto diretto, con il direttore, insomma con il direttore generale, con tutte le componenti. Dobbiamo solo, come ho detto ai ragazzi, tirarsi su le maniche, lavorare, pedalare forte, salire in bicicletta, spingere sui pedali, testa bassa. Adesso non è il momento di pensare, è di solo di lavoro, di andare sotto prendendo una partita per volta, e da ogni partita fare, cercare di ritagliarsi una partita più perfetta possibile, e cercando di fare meno sbavature possibile, perché questa categoria non te li consente. Poi quanti punti faremo, due in più, uno in meno, tre in più, a me interessa molto di più vedere la squadra, come crescerà, come la sua personalità, come andrà in campo, quello che farà, come si comporterà nelle situazioni diverse che andremo sicuramente ad affrontare, a prescindere dagli avversari che andremo a incontrare ovviamente nelle prossime partite. Però è necessariamente questo il nostro percorso, perché è stato così, perché insieme dal 12 di luglio non si è potuti partire, quindi è questo che oggi si aspetta e questo andremo a affrontare senza se, senza ma, senza troppo parlare, ma solo andando a fare giorno per giorno fatti durante la settimana, in allenamento, e cercando di portare poi in campo concetti di calcio giusti. Antonio? Beh sì, sicuramente sì, perché ho giocato due anni facendo semifinali di Coppa UEFA, e tra altre cose in quegli anni lì la Coppa UEFA era la squadra, giocava una sola squadra in Champions, la seconda, la terza, la quarta giocavano la Coppa UEFA, quindi era la Champions di quegli anni lì. E, sicuramente una bella esperienza, ho avuto la fortuna anche di essere allenato da un allenatore come Osvaldo Bagnoli, un allenatore molto preparato, persona seria, che è stato uno degli allenatori anche che ho avuto il piacere di avere nel corso della mia carriera da allenatore, molto preparato, quindi sicuramente un'esperienza importante nel prosieguo dello sviluppo della carriera da calciatore, ma anche da allenatore, perché quando è un allenatore, insomma, anche come Bagnoli, è chiaro che puoi riconoscere in questo senso una conoscenza tattica, una conoscenza gestionale di comportamenti importante. Altre domande? Sì, Paolo, dimmi. Secondo voi, come l'ha già detto, ma la faccio lo stesso. Sì, come? L'anno scorso il Paolo ha giocato le ultime 10 partite quando si è occupato Varesca con Vasquez, che è il punto. Quando la squadra aveva assunto penso una sicurezza e un'identità. Oggi. Bravo, hai detto tutto. Non ti senti. Hai detto tutto. Ma io non è che non mi sento di non poterlo fare, io nella mia idea è chiaro che c'è questa variabile, questa situazione, questa soluzione, l'abbiamo fatto, ne siamo a conoscenza, lo potremo portare avanti, lo possiamo portare avanti, vediamo in questo processo di inserimento, no? E di lavori, il lavoro che stiamo portando avanti con i ragazzi di ieri e quelli che arrivano di oggi, se il campo ci dirà che possa essere una cosa fattibile subito, oppure da andarci ancora a lavorare per avere una solidità, un equilibrio, un ritrovare delle conoscenze di un certo tipo, far ritrovare delle conoscenze di un certo tipo, e poi gradatamente avere anche questa soluzione che è una soluzione che io, come puoi ben immaginare, ho sempre avuto, e portandola avanti lo scorso anno non è che è stata abbandonata, oppure, però dobbiamo essere bravi a saper fare tutto, sia in corso di partita che dall'inizio, e questi ragazzi lo sanno e ci siamo preparati anche in questo senso. Giovanni e poi l'ultimo Fabrizio. Questa variante dipende anche dalla crescita atletica, di rigore.
Sì, ma sì, sì, una serie di cose, anche quella, quando parliamo di nuovi è compreso anche lui, ma compreso anche dei nuovi attaccanti, perché poi per poter andare a fare quello, da Joao Silva, Mekinok, Belotti, Dybala, tutti, Vasquez, tutti devono avere una loro condizione psicofisica e di conoscenza sia dietro che davanti ottimale. Allora possiamo pensare di andare anche a valutare con naturalezza, non facendo voli pindarici, cambiamo, facciamo. No, no, per noi deve essere una cosa naturale, perché già fa parte del nostro DNA questa cosa qui, perché ci abbiamo già lavorato e la riconosciamo e ci riconosciamo in questa cosa qui. Però quando tutte queste componenti saranno, no, nel posto giusto, allora è una cosa che verrà naturale. Fabrizio? Un'informazione di servizio, Lazzar, come sta? Lazzar, guarda, oggi fa un allenamento con noi, rientra in gruppo, e se oggi i dati sono positivi lo portiamo a Verona. Quindi, ma è un'idea, potrebbe essere un'idea. Vediamo, questo ne parlerò con lo staff medico o quant'altro. È chiaro che lui ha avuto anche lui un percorso di un certo tipo, quindi dobbiamo prestare attenzione. Oggi rientra con noi, farà allenamento con noi, già questo è un dato, no, importante, perché fortunatamente non è stata una cosa, però ecco, lo valutiamo in queste ultime due sedute di allenamento, poi con lo staff medico, insomma, decideremo. Adesso è un po' così, poi fra un po' cominceremo a sciogliere anche un po' le briglie. Grazie. Mekinok è un ragazzo che viene da sicuramente ha importanti, dei buoni margini di crescita. È chiaro che se parliamo di calcio organizzato, di movimenti tattici organizzati, lui ci stiamo già lavorando da qualche giorno su movimenti coordinati con la squadra, tattici, perché quando hai un giocatore con certe caratteristiche più di struttura, parlare di Lafferty è improprio, però più di struttura, diciamo così, di centimetri, che di profondità, no? O di movimento, è chiaro che ancora di più emerge la necessità di andare a poterlo inserire nei movimenti di squadra. In questo senso, nel momento in cui la palla ce l'ha un centrocampista o ce l'ha un esterno, che sia più alta la palla o sia più bassa o sia laterale, i movimenti di una punta con quelle caratteristiche devono essere nella sua tattica individuale efficaci e produttivi per la squadra. In questo senso ci dovremo lavorare, perché ovviamente lui viene da tutta un'altra realtà dove gli chiedevano un calcio a venire addosso, incontro, e un calcio, se vogliamo, sotto certi aspetti un po' diverso, e che nel nostro panorama, nel nostro campionato e nel nostro, no, tipo e modo di giocare, dovremo aiutarlo per capire più in fretta possibile quali sono questi movimenti, questi meccanismi che possono portare questo ragazzo a darci una mano per quelle che sono le sue caratteristiche, cioè nei centimetri. E allora lavorare, poi verificheremo col tempo, in strada facendo, insomma, quelle che potranno essere. Sicuramente mi fa intravedere delle caratteristiche, però starà a noi, a lui, no, poter essere tutt'uno con la squadra.